con l'onorevole Mastella, candidato a sindaco qui a Napoli. Se lei avesse la bacchetta magica, innanzitutto se diventasse sindaco con la bacchetta magica, cosa farebbe? Ma guardi, purtroppo la bacchetta magica ovviamente funziona per un tocco, qua bisogna fare tanti rintocchi. Quali farebbe? Quindi, subito? Beh, ovviamente quello che appare più evidente, ma insomma vedo una specie di lessico populista in atto, dicendo: ah, se arrivo io con la differenziale arrivo al 100%. Non si rendono conto che la storia dei rifiuti, che è uno dei primi atti, diciamo, di gestualità programmatica amministrativa, fino a quando non c'è la convergenza, il concavo convesso tra regione, provincia e comune, non si risolverà mai. Io spiego che quando Giotto, intanto è un grande artista perché ha realizzato la congiunzione della linea che ha tracciato, qua la congiunzione non c'è, quindi è uno sgobbio quello che si manifesta, nel senso che fai la differenziata, poi dove porti a smaltire la differenziata? Nessuno dice. Io ritengo invece un patto tra sindaco di Napoli, presidente della provincia, presidente della regione, dicendo: cari cittadini e cittadini, se nello spazio di 3 anni non siamo in grado, ci dimettiamo tutti. Questo è l'impegno vero, è serio. Saranno 3 anni e mezzo, cioè da stabilire quello che è con i tecnici. Questo è perché dire che invece entro 50 giorni... Quindi lei punta, anche chi, diciamo, è arrivato qua, è arrivato Berlusconi, ha detto risolve, ha fatto la sua parte, ma non ha risolto. Gli altri, la regione, non risolve. Questa è la verità. No, di quei rifiuti per dire tante cose, ma pensi al mare. Certo. Il mare dovrebbe essere una risorsa e risorsa non è per Napoli. Cioè, immagino uno come veniva dalla provincia prima, la prima cosa dice: vado a Napoli a vedere il mare. Qua ormai lo vedi a stento e non puoi assolutamente usufruirne. Non lo usufruisci sul piano turistico, non lo usufruisci sul piano dell'ambiente, della balneazione. Sì, ho fatto anche un'altra proposta, avendo fatto il ministro della giustizia, che dove sono i ragazzi a Nisida, probabilmente Nisida andrebbe recuperato una dimensione di fruibilità dei cittadini napoletani, spostare il carcere minorile da un'altra parte. Credo che non cambi nulla per chi è là, quindi trovare un'area dove stare, insomma, mi pare una cosa che sia abbastanza importante, per dirne lo stadio. Mi pare che noi siamo a livello di uno stadio che neppure il Vignareale, che pure ci ha purtroppo eliminati, ha, c'è una condizione drammatica come lo stadio di Napoli. Una grande squadra che si sta abilitando e, diciamo, solo il cuore poteva pensarlo e neppure sognarlo, insomma, credo che lo stadio, quello che è, va abbattuto, rottamato e va rifatto uno stadio nuovo. Lei non è solo il candidato a sindaco di Napoli, ma è un politico di livello nazionale, è stato più volte ministro. L'Italia dove sta andando con questi poli e cosa si può fare per il Ma sud? Il problema è che ferma, non è che va avanti, questo è il dramma, cioè non è che avanza, non cammina. Non cammina l'Europa anche, devo dire, però non cammina neppure l'Italia. C'è una staticità incontrovertibile e questa la si avverte. Non è un caso che ieri la Marcegaglia abbia detto: qua siamo in solitudine. Questo che vale per la Marcegaglia e per gli industriali, vale in solitudine per ogni cittadino oramai. Cioè c'è una solitudine del cittadino che si ritiene, giusto o sbagliato che sia, a questo percepisce, di non essere accompagnata dalle istituzioni, dal governo, dalla maggioranza, dall'opposizione. E questo porta ad essere calcitranti al disgusto per la politica. Temo che sia un'avvertenza che noi dobbiamo cogliere appieno come politici, a partire da Napoli, ma anche in altre realtà. Ma voi politici, che il Sud sta soffrendo così tanto, lo avvertite? Cosa state facendo? Si deve continuare ad andare avanti così o ci vogliono delle cose immediatamente? Ma tu vedi, bisogna cambiare, però poi tra il dire di cambiare e come bisogna cambiare è una cosa diversa, perché tu puoi promuovere, diciamo, elementi di risorsa finanziaria che attinge all'Europa, ma se poi le regioni non le spendono, è questo come hanno fatto le regioni meridionali, che appena il 7% delle risorse europee che finiranno per andare in Romania, Lettonia, Estonia, e non l'hanno distribuito, non l'hanno spese. Questo non è un problema di chi ha responsabilità politica. Certo, oggi per me sarebbe diverso, diventato sindaco di Napoli non sarei al 7%, ma sarei al 97% probabilmente, cioè laddove fossi in questo tipo di, diciamo, di attitudine di vertice e di responsabilità del comune di Napoli. Grazie e buona campagna. Tante cose. Grazie. Arrivederci, ciao. Abbiamo appena sentito il candidato a sindaco di Napoli Mastella, cercheremo di intercettare gli altri candidati, come sempre vi aspettiamo su napolinord.it e voxnews.it. Grazie.